Andiamo a Porto Gruaro, nel vicino Veneto, l'amico Antonio Bertoncello è Partito Democratico assieme al nostro Rosario Padovano. Prego, due minuti. Dunque, noi abbiamo invitato Bertoncello, però proprio pochi minuti fa ci è arrivata la notizia che l'Assemblea dei Soci della Fondazione Musicale Santa Cecilia di Porto Gruaro ha eletto i membri che andranno a formare il nuovo Consiglio di Amministrazione. Sono stati nominati Pier Giorgio Peluso, Chetti Fogliani, Michele Lipani, riconfermati consiglieri Stefania Dreon e Giovanni Mulato. Bertoncello, come commenta questa notizia? Si è parlato tanto di Fondazione Santa Cecilia in questi giorni, soprattutto per i suoi debiti. Ma facciamo innanzitutto, queste nomine sono quelle che la provincia ha fatto, che era di sua competenza, perché il Comune di Porto Gruaro le ha fatte 2 mesi fa. C'è un membro che deve essere ricercato di comune accordo tra comune e provincia, in questo caso tra commissario e provincia, e hanno nominato come membro del Consiglio di Amministrazione Gianni Mulato. La provincia arriva fortemente in ritardo su queste nomine. Il fatto che alcuni esponenti politici, senza alcun, a mio avviso, senso di responsabilità, hanno fatto delle dichiarazioni che rischiano di danneggiare fortemente l'istituzione culturale di grande prestigio, io credo che questa vada rimarcata. Quello che si riferisce all'assessore provinciale alla cultura? Non solo, ma anche al consigliere provinciale Cordianò, nel senso che ho avuto modo di dire più volte che a marzo, quando l'amministrazione comunale e la provincia di Venezia in carica in quel periodo dovevano scegliere l'attività della fondazione, perché i tempi di programmazione sono quelli, abbiamo deciso di andare avanti mantenendo inalterate le attività che la fondazione gestiva, quale l'estate musicale da 27 anni, la scuola di musica da 170 anni, e c'era poi la novità dell'inaugurazione del teatro. E quindi, quando abbiamo scelto di continuare questo percorso, l'abbiamo scelto in modo responsabile, per quanto riguarda il Comune di Porto Gruaro, con la certezza che i soldi c'erano. È chiaro che in quel momento eravamo vicini alla campagna elettorale, non era possibile fare interventi successivi, c'era però l'impegno di mantenere questo. Ecco, ma secondo lei, con questo nuovo Consiglio di Amministrazione che chiaramente esprimerà un presidente, è possibile fare della programmazione di qualità a Porto Gruaro? Ma io credo di sì, nel senso che, almeno per quanto riguarda le persone a me note, che sono quelle che ho nominato come amministrazione comunale, e quello che è stato nominato all'Assemblea, Gianni Mulato, che era già presente nel precedente Consiglio di Amministrazione, non ho dubbi sulla capacità di alzare, anche se possibile, la qualità della Fondazione Musicale Santa Cecilia. È un patrimonio culturale questo, che non riguarda solo Porto Gruaro, riguarda tutto il comprensorio, e non solo il comprensorio, anche il Friuli. Pensate che la scuola di musica ha 380 alunni, di cui solamente 150 di Porto Gruaro, il resto sono tutti di comuni limitrofi, e la scuola di musica è quella che pesa di più sul bilancio della fondazione. E poi c'è il teatro, non c'è teatro in Italia che non abbia bisogno di finanziamenti regionali e provinciali. Io credo che la cultura deve essere vista per Porto Gruaro un elemento fondamentale. Mi auguro che questo Consiglio di Amministrazione continui su questo percorso. Ringraziamo Antonio Bertoncello, linea alla redazione centrale.